Sono Cecilia Diana, sono della prima E e della redazione dello Strillone. Oggi intervisteremo uno degli attori di Io Capitano, il film che parla di due ragazzi che intraprendono il grande viaggio dal Senegal fino all'Italia. Grazie a Sandra Masidè, ho fatto la comparsa nel film di Matteo Garrone che è stato nel 2021. Diciamo che hanno cominciato in Africa questo film e sono arrivato a Palermo e hanno fatto un casting che sono stato selezionato per questo film. E ho avuto la fortuna di partecipare e abbiamo fatto quasi una decina di giorni a fare questo film. È stato bellissimo, l'esperienza bellissima che si deve raccontare la realtà di quelli che vengono sulla barca. Purtroppo io ho avuto la fortuna di venire in meglio, che avevo già i miei padri. E con questa esperienza ho scoperto il mondo del cinema, troppo bellissimo, che mi piacerebbe fare questo, entrare nel questo mondo che ho già fatto con questo film che è bellissimo. Quindi la dovete guardare, bellissimo che. Secondo te è importante che gli studenti, soprattutto liceali, quindi primo, secondo, terzo liceo, vedano questo film? Sì, perché racconta direttamente a tutto quello che fa. Perché i migranti che vengono sulla barca non è come vogliamo soldi, vogliono cambiare il modo di vita, cambiare tutto quello che hanno. Quindi vedono una cosa, cambiare pure la cultura e pagano assai di soldi tipo 5.000 euro per fare questa traversa. Quindi io non sono troppo sperimentato con questo viaggio, ma ho avuto la fortuna di girare questo film per raccontare ancora gli altri come vivono in questo genere di viaggio. È morno, pure. È troppo difficile da arrivare fino in Europa e devi ricominciare tutto da capo. Invece la tua vita è cambiata dopo questo film, comunque la tua percezione della sensibilità, comunque l'esperienza? Sì, purtroppo è cambiato, perché mi vedo come un attore grandissimo dopo questo film, che cioè, non riesco a capire come ho fatto per convincere a Matteo di entrare in questo film, perché è stata un'esperienza bellissima che ho fatto pure con loro. Eppure a me, che dirò a qualcun altro che vuole fare questo viaggio, che compa, compa questa strada, troppo, o vieni con l'aereo, o nulla. Perché se non hai la fortuna, muori, vai in prigione su anni, e non sa nessuno ha la notizia di cosa è successo da te, o cosa hai avuto. I genitori pure non sanno niente. Va bene, allora, e vi consigliamo il film Io Capitano. Alla prossima!